Spumante Italia 2021, siamo a Garda, siamo con Carlo Veronese del Consorzio dell'Eutropa Pavese che ci racconterà tutto sulle sue bollicine, metodo classico, da Pino Nero, che sono pronte a conquistare finalmente il mondo. Ma sì, l'Eutropa Pavese ha una grandissima tradizione spumantistica, tra i primi metodi classici in Italia vengono dall'Oltrepò e poi il primo pino nero in Italia è stato piantato in Oltrepò, 1865 mi pare, dal Conte Vistarino, in una valle che ancora oggi è piena di Oltrepò e di pino nero, e il pino nero lo troviamo in quella zona lì, Rocca dei Giorgi attorno lì, e ce ne abbiamo quasi 3500 ettari, quindi una superficie importante, sicuramente la più grande superficie in Italia di pino nero. Pino nero nato in realtà negli anni per fare spumante e per fare un prodotto che è andato per la maggiore fino a qualche anno fa, che era il pino nero vinificato in bianco frizzante, che era il prodotto da aperitivo in tutto prima del prosecco. Prima del prosecco, il prodotto da aperitivo prima del prosecco, che poi quando è uscito il prosecco, insomma, il prosecco ha portato via totalmente il mercato. Il prosecco ha sparigliato le carte, diciamo. Sì, sì, come in tante altre zone c'erano anche altri prodotti locali che venivano usati come aperitivo. Metodo classico in Oltrepò, noi siamo qua a questo evento con il nostro DOCG, metodo classico Oltrepò Pavese DOCG, che è quasi tutto 100% pino nero, c'è qualcuno che fa ancora 85-15, però quasi tutto 100% pino nero, e con un po' di aziende faremo una masterclass con 10-11 vini diversi di varie aziende, tra l'altro con vini anche di notevoli anni sui lieviti, perché la cosa molto positiva del pino nero in Oltrepò è che molte aziende fanno delle affinamenti importanti. Certo. Ho qui il di Laversa, il 2007, 13 anni sui lieviti. 13 anni sui lieviti. 13 anni sui lieviti. Quindi, più di Don Perignon. Ecco, sì, tra l'altro vini che poi sono sul mercato a prezzi anche super accessibili. Super accessibili, sì. Ma e il pino nero vinificato anche in rosa, perché l'Oltrepò Pavese è anche pino nero vinificato in rosa, giusto? Allora, il consorzio una quindicina anni fa ha anche creato un marchio che si chiama Croiset, per promuovere, c'è ancora e molte aziende lo fanno ancora, il pino nero vinificato in rosa spumante, metodo classico, che è un altro vino, devo dire, che viene molto molto bene. Tra l'altro il pino nero ha una grandissima resistenza sul colore e quindi assaggiamo dei vini che hanno 60-90 mesi sui lieviti, che hanno ancora questi colori vivissimi, persistenti, vivissimi, e che sono veramente interessanti. Io credo che su questo prodotto oggi ci sia una bella possibilità. In realtà oggi è il momento degli spumanti, tutte le zone fanno spumanti, io dico si beve anche dappertutto bene lo spumante. Sì, voi in realtà avete una marcia in più, nel senso che è vero, tutte le zone fanno spumanti, ovunque si fanno spumanti è vero, ma voi siete addirittura una DOCG, una delle principali DOCG spumantistiche. Che sì, è una cosa che insomma va ricordata, perché secondo me è importante. Va ricordato anche che sul territorio esistono tante aziende che non rivendicano la DOCG, ma che fanno lo stesso degli spumanti in metodo classico. E quello che è il lavoro del consorzio è fare invogliare queste aziende di rivendicare la DOCG, perché rivendicando si alza il livello e la conoscenza del territorio. Ma tanto per ricordare, e per capire quanto la zona sta diventando importante, il best sparkling wine del Gambero Rosso di quest'anno è un Oltrepò Pavese metodo classico. È vero, assolutamente d'accordo. Di un'azienda Ballabio, tra l'altro, azienda che fa solo spumanti metodo classico, e azienda che azienda medio piccola, direi. Medio, no? Piccola, che è la prima volta che presentava un DOCG, perché fino adesso erano tutti VSQ. Quindi l'hanno premiata, direi che meglio di così non poteva andare. Dicevano che sì, di sicuro. Fantastico. Senti, ultima domanda che volevo farti era sull'Oltrepò, che so che in questi ultimi mesi sta lavorando tantissimo anche sul tema del turismo, enoturismo, quindi avete fatto dei progetti, ho visto che c'è anche un'applicazione, insomma ci sono tante, cioè non è un territorio fermo, è un territorio che si muove.
è un territorio, per chi non lo conosce deve essere visitato, è un territorio che va dalla pianura alla prima collina, alla media collina, alla montagna. La parte viticola si ferma sulla prima media collina, ma c'è anche la montagna, quindi andiamo diciamo dagli 0 ai 1400 metri, con un'antica tradizione di pievi, di castelli, di fortezze, di ville, e molti di questi castelli, di questi pievi sono cantine, e la cantina è nello stesso posto dal 1300, dal 1200, quindi posti splendidi che vanno visitati. Allora stiamo lanciando un turismo che non sia solo un turismo giornaliero, che era la tradizione del territorio, avendo Milano molto vicina, ma un turismo che possa essere anche di qualche giorno per unire la parte enogastronomica, l'enologica, che chiamiamo la gastronomica perché si sta molto bene, inoltre poi si mangia molto bene e devo dire c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Io che sono un gardesano e sono abituato a stare sul lago di Garda, il lago di Garda è molto più caro dell'altro po'. E poi c'è tutto per qualunque tipo di sport, dal trekking alle biciclette. Abbiamo fatto un finale di tappa, la terz'ultima tappa del Giro d'Italia inoltre po', e abbiamo creato anche un giro che è usabile durante tutto l'anno, che passa per con le biciclette. Perfetto. Abbiamo Pavia, che è una città da visitare perché è stata col ponte coperto, l'università, è stata sede d'impero, quindi è una città medievale. Abbiamo la Certosa di Pavia, che è un altro posto da visitare a 20 minuti, quindi ci si può stare qualche giorno inoltre po', andando in giro e scoprendo dei posti nuovi. E avete soprattutto il salame di Varzi, che è una grandissima specialità, che con il metodo classico, allora il salame di Varzi, dimmi la verità, è l'abbinamento ideale, sta bene con tutto. Salmi Varzi, tra l'altro, è una delle poche DOP alimentari dedicate al salame, è sede a Varzi, che è un altro piccolo paese da visitare, molto interessante perché è un salame fatto con tutte le parti del maiale. Sì, conosco. Quindi bene. In realtà chi fa salame di Varzi, chi certifica salame di Varzi, è un salame importante, poco grasso, che può avere anche lunghe stagionature, che sta molto bene col metodo classico, devo dire, sia col bianco che col rosé. Ok, quindi direi che quest'anno assaggiamo i tuoi vini nella masterclass dei prossimi giorni qua, e poi l'anno prossimo faremo una masterclass salame e metodo classico. Di sicuro, so che c'è anche in un dormiente, nella masterclass del dormiente c'è un 89, mi pare. Esattamente, oltre 100 mesi di... Un Geroboam 89 della Versa. Oltre 100 mesi di affinamento, sarà un grande piacere assaggiarlo.